funesto chiudo questo termogiornale. Prego. Ma c'era un aggiornamento di Diablo? Sì. Io non l'ho fatto. Fallo. Lo sto facendo adesso. Vabbè, un saluto a Luca. Grazie del tuo presentimento. E fatemi avviare. Io devo togliere i rumorini da Battle.net. Chi cazzo li vuole? Rumorini? Sì, che quando uno va online e robe così delle notizie. Ah, si sente? Sì. Io non so se l'avevo tolto io, ma non li sento. Magari li avevi tolti. Tra l'altro, quant'è l'aggiornamento? Non è tanto, no? No, non mi pare fosse tanto. Ma ce n'è anche un'altra, perché non la sta facendo adesso. Io ieri ho giocato, quindi... Ah, boh. Io non c'avevo niente, mi sa che me l'ha già... no, io non l'ho aperto sto weekend. Vabbè, ma è poco. Dicevo, Liezar... Moro e Liezar hanno provato altre classi, in teoria. Non lo so, scegli tu, io mi adatto. Io, ragazzi, ho... quello più... Allora, aspetta, vi faccio vedere intanto la fessazza. No, devi scriverlo in numero romano. Ho altri... Sì, ma Greli, che di te mi ricordo benissimo. Allora, Pancrazio è quello che abbiamo usato nella live scorsa, che però non mi aveva... preso tanto. Poi abbiamo conferrato le palle. Figa, che è il è la barba. Ma non l'hai cancellata Figa? Rifatta, ma è barbaro questa volta. Moro, io ti vedo sia pixel che totalmente desincato quando parli. Non mi guardare, Marco, dai. Non ti guardo. Comunque c'è Barbara, che è una Barbara e non è Barbara, si chiama Figa. Oppure Rebecca, che invece è la necromante. Chi volete che faccio? Beh, ma fai quello che ti trovi... Cioè, qual è quello che ti ha divertito di più? A me mi ha divertito di più il negromante, però mi diverto anche con il barbaro. E tanto Liezar non mi sembrava troppo propenso al... No, però è uguale. È uno dei due. Facciamo... Dai, faccio il necromante così... E tu fai l'incantatore così vedono anche quello un pochino. Sì, Liezar si è preparato anche l'incantatorte. Dai, con necromante... Cioè, il necromante comunque... Indietro, però. Necromante comunque boh, fuori di testa, eh. Io sono al 22 col necromante, Liezar, quindi. A quanto sei? Al ma 22. Ha farmato. Io sono al 10. Non so. Sapevo, Moro, ma non è, che non è importante, perché io quando entro nel tuo mondo... ma tu devi entrare nel nostro, non dobbiamo entrare nel... È uguale, perché sì, voi, però... voi vedete la roba a livello vostro, io la vedo a livello mio. Che quella non capisco come... Vabbè, in realtà è perché comunque te in giro MMO, cioè, vedi tutti. Quindi però no, sì, Pepe Lor nel vostro mondo. In coda la partita, avvio partita in sospeso. E in che senso? Io sono al centro della piazza di Forni. È bella città Forni. Sì. Ma io sono al 12 quasi 13. Su... Cosa c'ho? C'ho la falce come primaria e poi c'ho magia del sangue. Non lo so, dovremmo essere la stessa quest, effettivamente. Sì, no, la quest è quella principale. Io sono arrivato solo lì. Ho fatto il livello 22 perché ho fatto le secondarie. E basta. Eccomi qua. Queste sono le mie stats. Come ci si invitava? Lascio le webcam a destra, comunque, perché comunque sopra ho visto sopra che rompono un po' le palle perché... ti rimpiccioliscono la visuale di schermo, è meglio averla a destra, anche se copre qualcosina è meglio a destra. Ok, ci può stare come ragionamento. Ah, ragazzi, io ho fatto il clan, dove dentro siamo solo io e Gianluca. Non ma Gianluca non sta prendendo nessuno. Bene, quindi. Non ha ancora chiesto rimborso, Gianluca. No. Non so se puoi, qua su. Ma quindi mi sono unito. Cioè, come ci si unisce? Al clan? No, alla partita. Sul canimolo già ha fatto la richiesta, intanto lo accetto, poi devi accettare che io ti ho accettato, in teoria. Alla partita devi invitarmi. Ti invito io, Moro. Non devi crollare. Liezar, forse sei quello più basso, è meglio se lo fai tu. È uguale, però. In realtà è uguale. Vabbè, guarda te, è la stessa missione. Ti invito io, invita nel clan. No, vabbè, ti ho invitato nel clan. Invita nel gruppo, bene, ma non so dove arrivano le notifiche comunque. Perché non ho invitato nel gruppo Liezar? Perché non hai il personaggio, non hai scelto il personaggio. Ah, già, è vero. Devi entrare in partita. Marco, ti invito nel clan anche a te, intanto. Esci fuori? Buh. Ma siamo insieme adesso, sì. Rebecca sì. E Plapop.
Non so, del clan mi è arrivato, non ho visto, non c'è niente a schermo. Vai a vedere, clan, sì, ah, clan, ecco qui. Clan, unisciti a un clan, termosifoni pollice. Tanto invito gli Ezird. Ma Gianluca non c'è. Ah no, è offline, non mi fa vedere cose. Solo animalo, come l'ho chiamato io. Sì, se volete entrare nel clan, ragazzi, si chiama termosifoni, tag trm. Tremone. Sì. Se volete entrare basta lo cercate, poi vi accetto. Io sinceramente in live non so se andremo avanti, però io giocare lo voglio giocare. Sì, io ci giocherò fuori live, quindi ragazzi, giocare, cioè mi sono divertito l'altra volta, sono preso abbastanza bene. E sono contento di aver iniziato col pad per ora. Poi magari quando iniziano a uscire anche i grilletti mi sparo, mi ammazzo. Allora, io c'ho, quindi voi avete... sono ste Pringles qua, non è pubblicità perché l'ho preso sabato. Ah beh, sono buonissime, sì, le sour cream. Sono classiche. Sono con la pannacci e cipolla. Io le adoro. E poi ho trovato quelle al barbecue. Quelle al barbecue me. Ma le hai prese quando siamo andati lì? Sì, quando eravamo. Ah, ok. Come funziona la necromante? Adesso ve lo faccio vedere. La missione, voi avete la guida della luce, quindi? Non vedo la missione. Apri, io ho cioè, potenziamento oggetto guida parla con luce, Zivek. Sì. Perché parla con no, Zivek? Dobbiamo andare qua sopra. Campagna. Sì, c'è una fede, cioè una, la guida della luce, quella lì, Marco. Sì, una sì. Visita inaspettata, l'oscurità parla con la reverenda madre. Pupapu. Ah, la guida della luce, sì, eccolo qui. Andiamo. Non è che sì, parte da sola la cazzin. Ma mi sento osservato, ragazzi, venite, dai, mi sento in imbarazzo. Arrivo. Sembra quasi che tutti si aspettino qualcosa da me, ma io non so cosa offrirgli. Oh no, ragazzi, c'è un po' di gente, Marco, effettivamente. Tutti a guardare. Va bene con tutte e due, Matteo. Alla fine, Diablo va bene poi con tutte e due. Eh sì, sono veramente comodi entrambi. Non pensavo, ma... Grazie, Organic, grazie mille. Rinnovate, amici, mi raccomando. Io ho tutti i miei cazzo di scheletri, mo. Io non li vedo. Ma è partita, ragazzi. Li vedo trasparentini. No, non li vedo proprio. La madre vorrà saperlo, ma no. Si trova a Corvalar, ti darà lì la sua benedizione. Sta andando tutto come predetto da Inari. Ah, Joseph, adesso stavo pensando. Presto sarà libero di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Ok. Dobbiamo andare a Corvalar. Dov'è Corvalar? Sì. Cos'è l'allone qui? La porta sigillata. Ah, c'è una missione secondaria là io. Allora, dove conviene passare? Questa è la via oscura. Usciamo dalla città e andiamo verso sopra, scendendo da sotto. Ah no, si può girare qua, guardate. Posso mettere il punto, no? Qua. Lo vedete voi? Sì. In teoria da lì si sale, si esce nell'altra regione. Andiamo giù lì. Ciao gattoni! Ciao gatto, benvenuti a tutti. Gatto Diabolico vi saluta. Un gatto saluto. Sta piacendo Diablo? Ma io gatto. Non lo sa, lui gatto cioè, ha giocato un botto a due. Io non pensavo avesse giocato a Diablo. Penso che quasi tutti i giocatori, almeno un Diablo, l'abbiano giocato. Io mai. Io ho giocato un pochino il 3, ma non fatto il 3. Comunque sì, vabbè, ma Diablo 3 non l'ho giocato. Cioè, no, Diablo 2 è vecchio. Intendo giocare. Ma il 3... Intendo giocare Diablo, oh. Capisci? Ragazzi, mi dite se la live scatta va bene, qua. Perché altrimenti abbasso fatto le texture. Hai fatto uno scattino da me ancora. Quando eri fianco. E qui però credo sia del server perché ha caricato la, l'area. Perché... Ma vuoi che guardiamo quanto ci prende a noi? Ah, per curiosità, fare... provate a guardare quanto vi prenderà, perché ad ultra, ragazzi... 6.000. E voi siete ad alto, sì. Cioè 6 giga di RAM vi prende Diablo attualmente. Memoria, devo guardare? Diablo sono 5,7. Sì, 5,7 sì. Circa. 86% di memoria. Io guarda che tanto, Ad ultra io ho 32 tanto, giga di RAM, ad ultra mi prende 10 giga di RAM e 8 giga di RAM della scheda video, è tantissimo, quindi tutta quella della scheda video e vado a 29 giga utilizzati su veramente 32. Tanto. Non sono esperto, ma mi sembra somigliare molto a Path of Exile. Path of Exile che somiglia a Path of Exile è un Diablo like. È accoppiato Diablo. Sì. Path of Exile, Torchlight, tutti molto validi. Tutti sono però... tutti derivativi di Diablo 3. Perché sì. Sono usciti dopo Diablo 3. Allora, ragazzi, siamo divisi. Va bene, no, come tu mai sei lontano da... Sì, tu no, avevo messo io il punto, io ho seguito il mio punto. Cioè, perché, perché bastava comunque... uscire sopra, Marco. Cioè, graficamente adesso figo, arrivo, provo a ricongiungere. No, graficamente quando una zoom bomba, gli effetti sono anche tutti i dettagli. Ma graficamente io parlo...
8 giga e 8 giga. Io parlo graficamente, parlo di... Ah no, te li vedo, sì, sono veramente trasparenti. Tanto parlo di estetica. Su console è bruttino. Ma su... Non so se posso tipparmi da voi. Ma tu giochi da console, gatto? No, non credo. Tu, gatto, quanta RAM hai? L'ho visto giocare col joypad, quindi magari... anche noi giochiamo con missione. E tanto alla fine comunque non credo cambi molto. Ascoltami bene. Io lo trovo stracomodo col pad. Piuttosto che 16, dai, ti so che non cambia tanto, ma il sistema generale è più comodo e va meglio. Guarda, io non ho notato particolari differenze da quando sono passato da 16 a 32 giga. Qui, a quanto pare, ci sarebbe la differenza. Sì, perché tanto è cross save, quindi... Non posso tipparmi da voi in caso. Vabbè, se... Ma hai preso la missione? Qui. Sì, ho preso sta secondaria. Ma io sono... Cioè, mi sa che non ho il punto di sbocco. Ma vieni, vediamo. Su, vieni su, che siamo qua. Sto venendo su, ma ero sopra, quindi non so se... No, poi mi stanno sopra. Fermando ogni due secondi a combattere qui. Ho copiato lo stunt. Diablo, il tuo amico ha detto esattamente quello. Cosa ho copiato? Okay. Ma lo Stark non è recente. A parte che lo Stark è un MMO puro. È un MMO Diablo. Molto simile a, sì, a Diablo. È di adesso, però... lo Stark. Ma poi è no, non è di adesso lo Stark. 5 anni fa, 6 anni fa. Sì. Adesso, nel senso di confronto a Diablo. Anzi, non c'è niente. A Diablo 3, sì. Non mi ricordo le abilità che ho con. Tu hai fatto il mago del ghiaccio, Liezar. Sto. Misto elettricità ghiaccio. Però. Dicono sia del ghiaccio sia molto buono. Sì, perché hai molti controlli. Devo un attimo riprendere perché ho usato il barbaro. Ma appunto abilità. Un attimo riprendere. Un attimo abilità. Che vado a cacare in Puglia. Ah, era tuo, per paura. Ma è il cavallo? Quando si piglia? Un pochino in avanti, cioè ti dice la missione quando vai dal coso, quale devi fare. Gatto, a me il barbaro un pochino mi intrigava all'inizio, ma sono andato poi sul tagliagole perché è più la mia classe. Il barbaro mi sembra sempre troppo base. Cioè, Invece non lo è, Liezar, questo qui. Ha delle abilità invece divertenti, quelle che ho visto io. Cioè, non sembravano le classiche abilità del mazzuolo tutti con la mazza, attacco in avanti. Mi specializzo sul ghiaccio, dai, via. Cambio anche l'abilità primaria. Il ghiaccio dicono che non è male. Cosa bisogna fare? Carovana sotto... Ah, ok, la carovana sotto assalto. Oh, oh, bastardi. Cambio un attimo la primaria. Ah, non posso cambiare. No, sì. C'è quello grosso, il cadavere rigonfio. Ce ne sono due, ragazzi. Questi esplodono. Costo di rimborso 3. Perché non me la fa rimborsare? Perché sono in coma. Esplode? Lo sapevo io. No, dove va il mio spettro che ho sprecato tutto il mana per andare a mandarlo là? Di meno. Ecco il rigonfiamento delle palle. Ma non credo. Quello schioppa. Oh, guarda che palle questo qui. Ma c'è qualcuno che shotta comunque, non sono io, eh. Perché io bishotto al massimo, non so. Io dipende, quelli piccoli li shotto. Vale, non c'è la mia abilità, fa malissimo. Basta sto cazzo di culo. Un sacco di roba. Mi andare a prendere la cassa. Buono questo. Viola erano gli ovuli. Gli ovuli. Perché non mi fa? Come si fa a rimborsare l'abilità? Cioè, costo tieni rimborso... premuto. Cioè, almeno con il pad tieni premuto X, sarà tieni premuto qualcosa. Se ma premi una volta ti rimborsa tutto. Ma mi dice 3 gold, ma non me lo fa fare. Impossibile ripristinare un nodo necessario perché... a... Perché devi fare più quelle più avanti devi fare. Ah, mica, devo tornare indietro tutto? Perché se ma ce l'hai solo quella lì. Aspetta, allora. Ho trovato una spada larga, c'è dell'oro qui. Aspettate un attimo. Sì, sto prendendo il loot qua intorno, che non l'ho preso tutto. Anzi, fatevi un giro pure voi. La temperatura altina sulla GPU? No, io no. La temperatura era giusta. Non ci ho fatto caso. 60 gradi da me. Io non so se ce l'ho ancora. Cos'era? CPU Z era? La temperatura la vedi anche dal... quella della scheda video la vedi anche dal Task Manager, mi pare. Da? Dal Task Manager. A 52 gradi io c'ho la GPU. Come si vede, Moro? Vai sul Task Manager nelle prestazioni. Okay. C'hai tutti i grafici. Dovresti avere la temperatura della scheda. Lì. Comunque, ho 20 giga occupati adesso.
di RAM. Dove la... non... ci sono. Non lo so, forse su, solo su Windows 10. Solo su Windows 11. Ho la 3070, io sì. E andiamo, Marco. Tocciano tutto ghiaccio, adesso vediamo. 62 gradi. 62 gradi, no, sì, vabbè. Sì. Normale, diciamo. Considerando che prende l'86% della scheda video, direi che va bene 60. La combo di bloccarli, poi sì, lanciare il globo. Ciao, Alicetta. Tu c'è la 1070. Sì. Ti hai. Cioè, guarda qua. Li ho shottati, letteralmente. Sì, c'è questa abilità. Non ho fatto in tempo andare a shottarli io. Quando esplode, no, li becca tutti, è incredibile. Sei a 62 gradi e stai sulla neve. Chi è che ha fatto il livello? Tu, Liz? Bene. Io, sì, infatti, fammi vedere so. Ma io non c'ho più gli amichetti swag. Chi è questo? Ah, è Marco. Questo sono io. Ok. Sono l'unico senza pupini io, quindi mi vedi. No, sono io l'unico con i pupini. Liz non, Liz non ha i pupini. No, sono un mago. Un mago, c'è un teleport, l'ho visto nella mappa. A me intrigava anche quello lì un po' di Liezer, ma boh. Che belle le mani. Mago, comunque a me piacciono sempre nei giochi, ma... Sono divertenti. A me piacciono i maghi, gli arcieri e gli evocatori tipo il negromante, così, però dipende sempre dai giochi. Dipende. Negli hack and slash anche a me piacciono. A me i melee in generale non piacciono. Io i melee a me proprio non piacciono. Qui una seconda, fatemi sbloccare il crocebeia. Come si... Ah, sì, giusto. Voi avete aumentato le pozze, non che lo possiate fare da lui, ma... Come si fa? C'è in città, c'è quello dove fare le fiasche. Non so come si aumenta il numero delle pozioni. Ma sì, ma qua non si può fare? No. Perché era utile, perché inizia a darmi pochino. Gioca bene col joypad, sì. Fatemi riciclare. Io lo sto giocando col joypad, ragazzi. Grazie, Giacomo. Da Dio. Grazie, Giacomo. Grazie della Tele 2, grazie. Si gioca da Dio col pad, per quanto mi riguarda. Io sto giocando con tastiere, ma però... Vabbè, ma è strano, va bene che i soldi sono quello che punta di più a giocare. No, non le metto console, in alto, però... Vec. In alto rompo le palle alla visuale. Cioè, taglia troppo quello che si vede. Non mi piace. Piuttosto copro qualcosa a destra, tanto non c'è la mappa e la missione a destra. Aspetta, Marco, che dietro. Stavo oggi a Marco. Stavo andando a fare quello che avete fatto voi. Io non ho fatto nulla. E se non sei andato al mappa, se modifico qualcosa, me ne pentirò per tutta la mia vita. Aspettate, fatemi provare a fare una cosa. Piripi piripi piripi. Qua la musica del Padrino. E che fare? L'idra però, cazzo di fuoco vivo, che l'idra. Non so se conviene specializzarsi in un solo elemento oppure farlo misto. Non lo so. Che con specializzandosi con un solo elemento fai le combo, giustamente. Ok. Anche troppo così in realtà. Aspetta. C'è gente là dietro, comunque. Così. Bestia. Beh, noi andiamo avanti, tanto siamo indietro con i livelli. Vai, vai. Vi raggiungo. Raccato tutto quello che lasciate per strada. Ah, come l'altra volta, quindi. Sì. Graficamente, comunque, a me piace un fottio. Stilisticamente parlando, proprio. È proprio bello. Comunque in multi, secondo me, un pochino la difficoltà l'aumenta. Sì, no, ma è ovvio che... Io sto facendo un po' più di fatica, eh. È ovvio, eh. Io sto facendo un po' più di fatica. Perché... Ah, qua c'è, serve una chiave. Venite da me che l'apro io, ce l'ho la chiave. Io sto combattendo. Che c'ho la chiave per aprire quella cassa lì. E basta, quello lì che sfilmineggia. Ma qua è pieno di merdi, oh. Ancora, i porcospini! Non riesco a uscire, con, vengo da con voi a una di queste sbombardate qua li ammazzavo. No, si gli aumenta la vita, ovviamente. Sì. Ma è sempre stato così, non gli davo. Non lo sapevo. Dai, vieni qua, Marco. No, sono sempre aspetta, avete lasciato tutto l'oro. Perché? Ma ce l'avevo la chiave mormorante, ne avevo due. Non ce l'ho più. Ah, non ce l'ho con lui. Ma che cacata, è vero. Ce l'avevo con il bar. E l'ho con l'altro, apri e torni indietro.
No, la vado a comprare, aspettatemi un attimo. Vado a vedere se sopra mi avete lasciato altre cose. Sì, scala la difficoltà in base a quanti si è, sì, ha senso. Ci ho pensato. Sto togliendo meno dell'altra volta, però io, Cioè, faccio meno... meno danno rispetto all'altra volta. Ho fatto il 23, volta. Poi mi picco le cose nel chiulo. Grazie, salsa di soia, grazie. L'ufficiale salsa di soia. Sì. Non temere, Petra. Allora. Non ti abbandonerà. Dammi la chiave sussurrante. Era la chiave sussurrante? Chiave, no, aspetta, ti dico chiave mormorante. Porca troia. E dove si prende la chiave mormorante, invece? Un'altra città? Quindi ne ho preso due per il culo? Vabbè, che tanto quei soldi lì si fanno con gli eventi, però. Non cagare. No, c'è il demone della cupidigia, me ne vado. Vedere? Ah, no, no, vedi. Boh. Vieni a prendere la roba, Marco. Arrivo. E che roba? Ah, non l'ha aperta solo a me, quindi? Eh sì. Ah, Lizard? Lizard credo sia un altro schermo. Non ha aperto nulla. Ah, niente. Fatemi mettere il punticino. Vedi, io c'ho tra l'altro un contributo oggetto, ma io mica capisco che cazzo è oggetto. Cioè, gli oggetti che danno tipo più 4 a tutte le caratteristiche... Ragazzi, venite qua che questi sono tosti. Mette punti a caso nelle robe, quindi. Penso questo che è fortissimo. Venite, venite, che qua non ce la faccio. Arrivo, arrivo. Che cacchio hai trovato? No, questi non riesco da solo. Con il rogue da solo. Bestia, ma sono tre stronzi. Lizard, ti tiro. Sono morto. Shottano, letteralmente. No, a me non ha ucciso da shottare, però mi sta spaccando il culo. Tanto ne tolgo qualcuno. Ma perché? Cos'è un evento? Ah no, era la morte di Lizard quello. Madonna mia, che male però. Quanti stronzi sono questi? Allora, quattro le varie caratteristiche, non è vero? Il giro sto facendo. Ma sono da solo? Adesso sì. Stiamo arrivando. Sto provando a dargli fastidio. Ma... sì, ma mi letteralmente mi squaglio. No, a me non shottano, la bandiera di Ferrara. Lasciano... bisogna schivare poi comunque, cioè... per me è più facile schivare sicuramente. Devo versare i miei cazzilli. Ecco una pozione. Per prendere le pozze è scomparsa quella infami. A me le pozze corrono no! poco adesso. Ma per prendere la pozza mi ha tirato la skill proprio sulla pozza. Ma mi tiro su da solo? Aspetta. Provo a tirare su Lizard. Sono io questo. Cosa fai? È tutto liquido quando tiro su. Puzzana. Porco Giuda, sulla skill. Me li ammazzano tutti i minion. Sono lento. Prova a colpirli da lontano a farne fuori un po' intanto. Chi è questo? Ah, questo è Lizard, io ho tirato su Marco. Te l'avevo detto anche. Ok, uno sta per morire, Finito le pozze. Manca poco. Ok, le ho schiacciate. Uno sta per morire. L'ho ucciso uno. Oh, mi ha tolto 3/4 di vita. Dai, dai, via. Buono, roba oro. Porca troia! Ha fatto il martirio! Sì. Ha fatto il martirio, ha fatto, bastardo. Ma Marco, sono livello 22 e ci vai al 13. E che faccio? E che c'è? Sono io al livello 22, li vedo al livello 22, ragazzi. Ma poi cosa vuol dire? Non è che non vado io, perché... No, ma non erano a livello 22 per te. No, erano a livello alto, perché mi ha droppato un'arma a livello 21. A me ha droppato roba... sì, oggetto raro, bastone di colpo. No, più che altro c'è scritto richiede livello 21, quindi mi ha droppato una cosa. Però erano effettivamente forti. Però non credo fossero lì. Anche a me ha droppato un'arma, non per la mia classe. Bastone raro per te, gli Zarforce. Anche a me ha droppato. Ma te lo posso? Anche a me va lanciarlo giù. Rilascia. No, era commerciare, no, bisogna commerciare. Ah no, lo vedo. Ah no, ok. E vedi, livello 21 comunque. Ma è lo stesso... è lo stesso identico, ma ha molto più potere quello che mi ha dato, tu. Io ne ho un altro, aspetta, vi faccio vedere. La tua cosa. Aspetta, guarda. Com'è? Rilascia? Sì. Ecco qua. Non hai rilasciato niente, tu. Come? Eccolo. Ah no, eccolo, compare dopo un po'. Bastoni? Aspetta, te lo... Ma forse era, dato solo bastoni, cioè, che droppasse il bastone era fissato, non poi cambia le caratteristiche. Era effettivamente un boss con un bastone. Esatto. È sempre lo stesso, sì, la droppa la potenza in base al livello che avete voi. Aspettate un attimo, ragazzi, non trovo più l'abilità della mia freccia.
Fatemi raccattare qui le robe. Dobbiamo andare dall'altra parte. Sì. Ah, aspettate un secondo, aspettate un secondo. Ma quanto sono forti, oh. Ma che livello li vedete voi questi? 12. Vedi, io li vedo a livello 22. Però mi shottano. Mi ha lanciato una freccia, ma ha shottato. Oh mio dio. Ok, che sono anche un mago, sono poco resistente. Però. Ho poca essenza. Ti ho spaccato il culo. Andiamo verso la missione, però. Vai, dai, andiamo verso di là. Ma si, ci sta a fare anche queste cosine. L'anello, cos'è anello qui? Fammi vedere. È un anello. L'anello per cacare. Ah, perché questa è la zona livello 12 più. Oh, c'è una succhiosità di Lilith qua, venite a prendere. E questi ti aumentano tutti i personaggi. Aspetta, arrivo. Dovete fare per riscattare. Ah, riscatta. Più uno capacità pozioni. Ah, qui si sbloccano le pozioni, ok. Dove la devi? No, non ho notato. No, sono aumentato tipo di un pass, robe del genere. Cioè di le collezioni. C'è un altro coso qua, ragazzi. Dai, andiamo dall'altra parte, ragazzi. No. Sì, andiamo di qua, Marco. Basta e arrivo dalla parte opposta. No, era loot, non stavo andando. Capacità pozzuoli, sì. Grazie, Roberto. E crossplay, sì. Infatti io non ci ho pensato a saperlo. Cioè, pensandoci l'avrei addirittura preso per PlayStation 5. Arco improvvisato. Tanto. È uguale al gioco, funziona benissimo, non l'avrei preso per PlayStation. Non so, detto che è bruttino, non detto, l'ho dato prima gatto. Vabbè. No, beh, però questo su Switch l'avrei giocato. Se era facevano un lavoro giocare su Switch questo. No, perché col 3 hanno fatto un bel lavoro. Se facevano un bel lavoro anche con questo, era figo da su Switch. Me lo giocavo tranquillo. Sono aumentati i follower, Moro. Sì, perché adesso ho 5 scheletri combattenti e 3 stregoni. Buonasera. Eccolo, Carcobane. Oh, aspettate. Non in città, va bene. Dov'è? Con chi state parlando? Scomparso. No, ha detto non in città. E quindi. E quindi è andato via? Vieni a comprare la PS5 o PC? Dipende da quello che hai. Se hai una PS5 o compri la PS5, se hai un PC da gaming, lo vedi tu. Parla con Vigo. Switch sarebbe stato pazzesco come comodità e se funzionasse bene, ma se non lo fanno, cioè se è troppo pesante poi gira male. È una cazzina. Cioè, no, io no. A me dice non in città e non c'è più il punto di. A me non c'è più il personaggio. No, esatto, non c'è più. È scomparso davanti a me il personaggio. Non posso farlo. Adesso? Adesso è di là, dall'altra parte. Ma mi sono perso la. Fatemele fare a me le robe. Perché. Ma che cazzo vuol dire sta roba qui, però? Scusa. Ma non è mai successo, è la prima volta. Aspetta, di qua si esce. Sì, il PC costa meno, non è vero. No, cioè, sì. No, costa comunque 80 per PC. Costa 70 per PC e anche. Su console. No, ma non posso entrare. Aspetta. Aspetta. Aspettando. Chi? Ah, deve aprire lui. Credo. Vigo. Buona fortuna. Comandante, sostituisca le forze. Il PC costa sicuramente meno se lo prendi sul sito di chiavi. Non credo ci sia. Vigo mi ha detto che hai mostrato. Dobbiamo aspettare che finisce il dialogo. Tra l'altro la storia pure è bella di sto dialogo. Vuoi interagire prima tu per sicurezza? Sì, sì. Prima. Ok. Stai facendo? Sì. Adesso me l'ha fatto. Non si può vincere una guerra santa con truppe infedeli. No, non abbiamo visto Sabal. Questa è una guerra santa. Lilith ha portato l'eterno conflitto a Sanctuarium e Inarius ci salverà. Così come scritto nella profezia. Fino ad allora abbiamo i nostri compiti. Va in pellegrinaggio al monastero d'Alabastro. Purifica lo spirito. Poi parleremo della benedizione. Bene. Della guerra, Marco, cosa? Perché mi prendi per il culo? Tanto vale che mi rendi. Era sincero, non l'ha visto. Non l'abbiamo visto. Non ho avuto tempo di andare. Infatti, non ci sono neanche da Tiziano stasera, ragazzi. Non. Al di là per casini e robe da fare, eccetera, ma perché non l'ho visto? Sarebbe. E intanto Oicek e Gunslinger che mi hanno fatto. Ma l'ho detto anche su Instagram. Seguitemi, ragazzi, anche su Instagram. Ho il post adesso. Se volete entrare nel clan, il clan si chiama Termosifoni. Basta che fate la richiesta, poi vi accetto tutti. Chi è che era il 42? Solk, sicuramente, che traiarda. Sì, era 40 qualcosa lui. Quasi ci sono nel clan. Boh. Boh. Gestisci. Ciao, Ezlam.
Ah no, non devo mettere il punto. La cosa mi dà fastidio, che mi fa vedere poco chiaramente nell'albero delle abilità quali sono quelle che ho già sbloccato. Ogni volta le devo cercare un attimino. Puoi cioè, aprirlo, sono più accese. Puoi aprirlo l'albero delle abilità comunque poi. Sì, no, è una questione di colori. Cioè, qui non c'è un TP. Puoi fare aprire tutto. Non c'è il TP qua, no. Dove dobbiamo andare? Là è giù, sotto, mi sa. Sì. Arrivo, arrivo, arrivo! Bella. Me ne sono reso conto adesso che effettivamente dicevo cazzo un po' stretta la visuale. Posso ispezionare solo nelle città è più stretta. Andiamo, andiamo. Ne hai di pupini. Vabbè che tu sei livello. Ti ho detto ce ne ho 5, 6, 7, 8 ce ne ho. E poi devo sbloccare l'ultima cosa che non so quanti sarà, credo sarà il colosso, quindi sarà uno più grosso. Quindi in totale 10 ne avrai. Minerale d'argento qui. Soldini. E qui sopra. Sì, stavo prendendo. C'è un evento sotto, però c'è anche una cantina qua. Andiamola a fare l'evento che. L'evento... Ah no, aspetta, non si biforcano le palle qui. No, venite. Tra l'altro, Liezar, presente la prima cantina che abbiamo fatto, quella dove non abbiamo trovato niente dentro, sì. Poi? È perché è buggata. Non finisce quella cantina, non la puoi completare. Ah, perfetto. Bene, proprio già il primo dungeon si sì. È buggato. Perfetto, ottimo, via. Classico pizza, ti appesantisce corpo. Non era quella di Hildebrand. È Viggo Mortensen. Ti massacra, ma ti purificherà preparando. Senti la musica del padrino. Padre. Spero tu non abbia troppi rimpianti, amica. No, cosa c'hai? Questo genere di cose. Fa male il pancino perché ha mangiato qualcosa di frizzante. Fai attenzione, intesi. Ci rivedremo alla fine. Grande Viggo. Non è proprio buggata. Ezza, sei morto? Perché? Ti vedo senza vita da sinistra. Grazie, Salsa! No, quando ti allontani un po', vedi la gente senza vita. Grazie, Salsa, per i 400 bittini. Ultimamente tra lavoro e scuola potete perseguirvi. Posso chiedere una vostra benedizione per il diploma? Certo, caro. Il diploma? Eh beh, piccolino magari. Ma se lavora? È il diploma di lavoro. Magari l'ha fatto dopo il diploma. Magari lavora in nero minorenne. Venite a fare l'evento, siete scappati via. Sì, entrate da qui sopra. Parla col viandante, sì, per dare il via al culone. Se cambio il livello del mondo da tipo 1 al terzo, i pilastri e i waypoints rimangono, devo fare tutto da capo. Attenzione! No, che lo rimanghi, no? Respingili, ti prego! Dobbiamo respingere questa, le palle. È terribile. Era un'enfasi un po' sbagliatina, sì. Sì. Respingili, ti prego! Comunque, piccolo aggiornamento. C'è più probabilità Pota. Che ci sia il esatto, Pota, sì, al Bergamo Comics. Al Comic Con di Bergamo. Comic Con di Bergamo. C'è una buona possibilità che ci sia, comunque vi faccio sapere nei prossimi giorni. Poi non so, Marco, se vuoi venire anche tu. Non lo so. Mi ha invitato anche Korn a vedere gli incubi. Un sacco di roba, studi. Ma non ho tempo. Adesso vediamo. Bravo. Ci sta. Ma il veleno chi lo butta? Loro, sono verde io. No, che fastidio. Tutti. Guarda che l'abilità non parte dalla punta del coso. Non vedo, voglio vedere di qua. Il mago senatore. Il mago del succhio. Comunque, boh, mi sento che le pozioni mi danno pochino. Ma magari è la mia impressione. Ma ti ho detto che le oddio. Puoi potenziare. È perché ti curano di un tot e poi... Sì, poi... però non mi fulla. Cioè, boh, non lo so. Mi ha colto un cazzo con... Non mi soddisfa questa cura. Ragazzi, facciamo che mi unisco a voi, ma che sto combattendo al centro del corpo l'abilità, sì. Sono sgezzato! Hanno un sacco di vita. Sono tosti, i gol. Sono sgezzato di nuovo. No, l'Azerbaijan qui, come si chiama? Sono addormentato. Prendete tutte le monete. Era l'ultimo, ci abbiamo messo mezz'ora. Sopravvivi alle ornate, ne manca uno. Dobbiamo muoverci. Ok, via. Ma perché mi dà tutte spade? Non li voglio. Ioboli di droga. Bacchetta di quercia, che schifo.
C'ho le spade, ma intanto non le sto usando le spade. Io gli scudi non li uso. Secondo me, come si fa a vedere il livello della pozione? Scusate. Se non è mai potenziato, avrei il livello 1, Marco. Cioè... non lo so, perché prima tu hai letto. Prima tu hai detto che. No, quello non c'entra niente. Se non l'hai mai potenziato al negoziante, ce l'hai il livello 1. E dopo devo potenziare. Andiamo. Perché inizia a essere un po'. Boh. Sì, dall'alchimista. Andrò lì. Non so cosa serve tuttora uccidere gli animali. Secondo me non serve a niente. No, gli animali sì, è solo crudeltà. Sì, è così, gratuito. Per dare la trivite. Ah, la bacca pizzicante, questa serve per potenziare le pozioni. Cioè i materiali quelli servono per... Ok, sì, ma quelli se riesco li prendo tutti. Pioggia di feci. Non c'hai nessuna pioggia di feci, Marco. Poi sei il rogue, che pioggia di feci vuoi fare? Pieno di feci. Feci cinemas. C'è uno scrigno qui sopra, eh. Andiamo questi stivali. Tutti merdici. Ascolta, ma sono goals di Tokyo? No, no, questi sono divertenti. Oltre il tocco della luce. Qua, peccatore. Peccati. Respira appieno l'aria fredda. Il cammino verso la redenzione è davanti a te, se hai la fede per percorrerlo. Grazie. Ma cosa avete preso voi? Avete preso voi la roba? Sta parlando. Antoicek ha completato una sfida. È rare. Non si vede un culo. Tieni, pioggia di palle. Perché c'è il ciclo giorno e notte. Comunque. No, è che qui ho attivato il coso lì e... Oh, protezione per pelli. C'è una magia del necromante che... non ce l'ho ancora io, ma fa una pozza che non è impossibile poi giocare. Perché gli Ezra lo vedo con un sim... Ah, perché c'è l'oggetto, mi sa. Probabile. Ho lo zaino addosso. Qua con la faccia tutti. Via, via, via. Adesso in teoria trapasso anche con le freccine. Un attimo, ragazzi, devo modificare i volumi però, perché... Non è possibile. Faccio 40. Faccio così. Faccio Gushi. Faccio Gushi? Evocazioni grosse grosse, le hai ancora da sbloccare? No, perché sono le ultime quelle, credo, a sbloccare. Vedi, se nel livello dei morti c'ho guerrieri scheletrici, magli scheletrici e golem al livello 25, che è tra poco in realtà. Spacchiamo le palle a questi, dai. Come si passa, Lieta? Adesso ho dentro, non mi fa niente. No, ma credo sia una protezione per le abilità. Tu vi sta piacendo da 1 a 10... Non lo so, i voti non lo so. È Diablo, se ti piaceva Diablo all'epoca, ti piace anche questo. Se non ti piaceva, non credo ti piaccia questo. Perché è quello. Mi sembra molto bellino. Io non sono un fan di Diablo, lo sto apprezzando tanto e non sono un fan di Diablo. Ah, sono tornato a vedere. A me sta gasando un botto. È molto bello, sì. Anche io non mi sto annoiando praticamente mai. Cioè, ho sempre voglia di... Poi, per carità, ho fatto 2 sessioni lunghe. Non è che ci gioco per i fatti miei, anche perché il weekend mi è impossibile. Ho tutto sopra il Diablo. Rendi la tua fede che sei. Più forte. Ho capito, voglio ascoltare la cazzo di trama. Me lo dici all'inizio, non alla fine. Altro, comunque i dialoghi sono bassi. Io che cazzo devo fare qua? Metto così. Così. Stasera FIFA. Mixaggio di dialoghi l'hanno fatto veramente col cazzone, secondo me. Andiamo. Incula. Poi non ho letto cosa c'ha d'olia. I cagoni? Non ho letto neanch'io. Cagotti supremi. Ma gli dai più avanti. Allora, golem cambia aspetto secondo l'equip che trovi. Ah sì. Ma tra l'altro anche c'è un sacco di abilità. Poi nell'endgame ti cambiano le robe in base all'equip. Quella è una delle robe fighe di Diablo.
No, sono cagato addosso. Bene. Culo alato. Culo alato? Sì. Altare della redenzione del colle. Adesso parla, Marco, eh. Guarda le montagne che torreggiano su di te. Senti quanto sei insignificante. Accogli l'umiltà. Facciamo andare. Accetta intanto il tuo ruolo nell'adorare il padre, poiché egli ci ha mostrato la via. No, fighissime ste robe qui. Per carità, in un gioco del genere, soprattutto nel 3, cosa avete fatto? Pazzi! I kamikazework! Che sono topi. Ha fatto, niente. Soprattutto nel 3 la trama penso che molti non l'hanno mai cacata. Qui è fichissima, La città degli scheletri, sì. Uè, strunz! L'imperatore scalmanato. C'è una cassetta qua, se volete. Sono usciti i pipistrelli. Quanti ce ne sono dentro? Ma non ci stavano mica, eh? Redivivo è tosto, non muori. Non serve più essenza. Sì. No, sono pirla. Madonna, pioggia di frecce fa malissimo. No, non saremo a Termoli, ragazzi. Ho trovato una verga base. Quando andiamo in fiere, soprattutto così lontane, ve lo diciamo ampiamente prima. Ah, no, ovunque, non paga più nessuno per andare alle fiere, mo. O sei dentro la o sei saremo dentro. Probabilmente saremo anche chiami subito come al solito. Sì. O sei dentro che conosci qualcuno che ti invita o non. Ecco, il mana al massimo faccio danno con quell'abilità lì, Io con la pioggia di frecce faccio malissimo comunque. Oh, livello 15. C'è uno scrigno qua, l'avete già aperto. Fammi prendere un attimo la verza base. Bacchetta rara. Mi piglierò le palle in pieno, se dico la verità. Buone, Marco, ottime, Ogni volta un singolo. Ah, questo rimbalza. Nei luoghi chiusi faccio un danno incredibile. Avete già messo. Bellissimo questo. Al pentinente. La fine è prossima, pellegrino. Guarda dentro di te. Trova la tua fede. Senti come riempie il vuoto interiore. Ricorda che senza di essa sei nulla. Aggrappati alla luce e ricorda. Sento il bolognese questa live, mi sbaglio, ti sbagli perché non c'è nessuno. Sì, ti sbagli. Al massimo io ogni tanto dico qualcosina, ma parla di te, infatti mi sa. Sì, non perché sono quello sicuramente più vicino alla Romagna e di conseguenza a Bologna. I miei zii sono di Bologna. Ma pezzi di merda. Ma li hai squagliati. Non ho fatto nulla, io non ho lanciato nessuna abilità. Sono morti da soli, perché sono morti prima che li ho uccisi io, mi sa, Io non ho visto neanche puntini rossi sulla mappa, quello ci mette un po', quindi non. C'è una trappola, la voglio toccare. Ah no, non era. Hai detto l'oggetto, devi fare. Ah no, questi qui sono i punti di le cose per vedere. Sono fighissime. Sul Bergamo Comics, che potrei esserci, Greric. Se ci sono solo di sabato, mi raccomando, il 24 giugno potrei essere al Comic Con di Bergamo. Fatelo lì, quel coso lì nel centro davanti il portone, perché è carino. Vi fa vedere. Vi muove la visuale per farvi vedere il coso. Ma è che molto cosa, di cosa parli? Che devo fare? Quello lì. E cosa devo fare? E vi clicca, vi fa vedere il castello. No, non mi clicca nulla. Non è successo niente. Non vi compare a guarda? No. Boh, strano. Allora mi piace giocare a carte. No, va bene. Mi piace giocare a carte a lui. Ma se ci siete, se ci vogliamo poi incontrare, per cercare. Tipo, adesso l'hai preso tu, io non posso seguire. È questo il tipo. Non potete sentire la. No, io non sto sentendo una sega. Sempre. Che cazzata, sta roba. Vorrei solo. Ma solo alcune, perché non è. Perché non funziona? Ah. Ce l'hai fatta. Meno male, almeno tu.
Hai notizie di prova? È vero, Greric, è vero. Presto, ci sta, vi farò sapere nei prossimi giorni con conferma se ci sono o no, ma se ci sono è il sabato 24. Siamo per incontrare Inarius, cioè, ragazzi, Poggers. Ragazzi, se saremmo alla Games Week saremmo sabato, penso. Sempre il sabato, al massimo se abbiamo voglia venerdì, cioè fare venerdì e sabato, non domenica. Quindi comunque sabato, il giorno preciso. Aspetta che ho sbloccato la Ultimate. Allora, in teoria dovrei fare questa. Tempo invochi un'ondata di sangue che infligge 300 danni e respinge indietro i nemici. Una tempesta di ossa turbinanti si materializza sicuro, intorno a te e al tuo golem, infliggendo 570 danni. Ma sistemano sicuro anche perché cioè quasi tutto te lo fa vedere, perché alcune cose no, non ha senso, sarà un problema che fixerà. Va bene, Eric. Però questa è carina, questa è più bella, voglio provarla. Ma ragazzi, mi spiegate cosa sono le schegge? Perché ho visto che non ce l'ha solo il necromante, ce l'ha anche tipo... nel barbaro. Sono oggetti dell'inventario? No, no, nelle... Aspetta, fammela andare a rivedere un attimo, perché volevo capire... magari con la chat... Tipo... Sì, la vedi, vedevamo tutte vedi, lancia d'ossa si frantuma in tre schegge... No, questo va bene, schegge... Vado un attimo a potenziare le... No, sono pozioni. Schegge letterali quelle lì. Quelle però. Sono schegge letterali, però... qualche abilità c'ha, genera schegge, robe del genere. Chimista, questo qua sotto. Le spine, sì, forse spine, dicevo. I danni riflessi. Ah no, sono i danni riflessi. La madonna. Perché ce l'hanno più abilità, cioè più cose, più come si dice? Potenziano le pozioni. Sei tornato al coso? Sì. Peter, posso usare si può usare il tuo pippo? No, no. Puoi farlo tu, puoi farlo. C'è uno, lo faccio subito. Sì. Qua c'era niente prima del... Scusa, aspetta, cos'è sta roba? Progressi regione, fammi riscattare, mi ha dato 3000 di oro. Dov'è che l'hai visto lì? Ho premuto M a caso. Ah, ma tu c'hai la... dov'è l'alchimista? Aspetta. Che simbolo ha? Arrivo. C'è guaritore, ha un mortaio sul pestello, mi pare. E sotto il guaritore, comunque. Non lo vedo. C'è la mappa. Il guaritore è il cuore. Cioè, in realtà giusto. Il mago c'è la Liezer. Io sono necromante. Santa luce dei macelli. Non il mortaio non. No, non c'è. Mortaio quello del pestello, eh. Beh, certo. Sì, ma non c'è comunque. Allora. È qua sotto, venite giù. Qui questo. Ma non ha mai il pestello. Non è un mortaio. È un mortaio col pestello, sì. Ragazzi, ma dov'è? Ma io vedo un rombo con un. Anch'io croce vedo un rombo. Dentro. Ah, perché se avete la missioncina. Adesso vi fa vedere il mortaio poi. Pozione di cura debole 1. Posso fare già 10? Io ho fatto 10. E ho fatto 10, sì. Sì, quella lì devi fare. Poi okay. L'altra livello. Ah, adesso ce l'abbiamo a 1. Ok. Bene. Abbiamo fatto, no? Dobbiamo fare altro. Torniamo di là. Ah, adesso questa che l'hai fatto, la... infatti è uscito fuori il pestone. No, dov'è il fabbro qua? Fammi tornare al portale. Ah già, giusto, fammi cagare in aspetta, piedi. Aspetta, non ho guardato le ultime robe che ho preso, sono meglio delle mie. Non credo. Io per ora ho fatto questo inventario, l'ho dato a riciclare, il prossimo vendo. Così ho sia soldi che materiali. Ma non so quanto conviene vendere... Ma prima o poi servirà sti soldi, scusami. Che fai? Te li tieni fino alla fine? Mi sembra strano. No, non qualche negozio figo, magari, qualche cosa. Allora, danni di spine sono i danni riflessi. Quando prendi danni, tu ritorci un tot di danno al nemico. Quindi quando c'è scritto genera spine, vuol dire genera... Tipo tre spine, genera tre danni riflessi, vuol dire. Eh sì, perché dei soldi ne fai abbastanza. Poi sono in comune con tutti i personaggi. Non le do di un nitro. Cos'è? Perché quella di ghiaccio evoca solo le spuntini sotto, quella è un'idra di fuoco, vabbè però almeno un'idra. Ah eccola, è perché la vedo un po' trasparente. Entriamo. Andiamo. Andiamo. Ma che voglio prostrati, fare? Che paura, coglione! Lui. Ricorda quanto sei piccola, minuscola. Io non vedo niente, ragazzi. E c'è il tizio qui che ha parlato da solo, non è che ci ho interagito. Eccolo, come si chiama? Ininin. Inerelul.
Inarius, ecco, fammi vedere. Questa è una carta di Magic, palesemente. Non mi fa impazzire più di tanto. Cioè, è figo in alcuni punti, in altri non mi piace. Il Melchiaduco. Faccio un saluto basso. Qua invece, andiamo. Eccelli, ma destinato a farvi ritorno. Il nostro padre Inarius scenderà dal paradiso, le sue ali saranno redenti. Questa è bellissima, però mi dà fastidio che non lo identifichi niente. Cioè, probabilmente è l'effetto che ti voleva dare, eh. Cioè, la faccia, cioè, eccetera, non... Non ce l'ha, non c'è la faccia, Inarius. Eh no, ma non ha... Cioè, neanche la testa, capisci bene. Non, non c'ha la faccia, figura, Inarius, proprio c'è un buco nero nella faccia. Ma il cappello ce l'ha. Sì, ti capisci qua. C'è la statica spin quando vai nel menu del tuo equip. Spine 24. Gli aggressori che ti colpiscono con attacchi diretti subiscono danni. Sono esclusi gli attacchi con... I danni inflitti sono influenzati dall'aumento dei danni. Ok, sì. Eccomi. Sicuro ci siamo persi le cassone di fianco, le robe. Attenzione. Oh, cazzina incredibile questa. Un po' scatti, ma... Sì, questa la vedono tutti, ma con il personaggio proprio. Eccolo! È così che scegli di giungere a me. Chiedo scusa per l'intrusione, ma... Dimmi cosa ti serve. Devo attraversare il Lago Nero, e non posso farlo senza la tua benedizione. Se ho imparato qualcosa mentre ero qui, è che ciò che cerchiamo e ciò che ci serve raramente coincidono. Un tempo volevo mettere fine alla guerra, eppure non vi fu pace, solo altro dolore. Tutto ciò che ho fatto mi ha solo allontanato da casa, dal luogo in cui dovrei essere. Il mondo che abbiamo creato è nato dall'impossibile. Tuttavia, come i suoi creatori, marcisce dall'interno. Io non... Lilith è entrata nella città antica. Con la tua benedizione posso inseguirla. La tua gente è debole e le crociate degli indegni hanno rovinato questo mondo. Io posso fermarla. L'udienza si conclude qui. Ma non fare lo stronzo, Inarius, dai, due charle, torna qui. Dai, Inarius, siamo stati abbastanza bravi a convincerlo, ragazzi, è andato via. Unlucky. Grazie del Magnificent Burgio, che in tempo per la fine della cazzo. Grazie mille, bello. Rinnovate, amici, rinnovate. Dai, Narius. Non tornare di sotto. Però... Scusa, qua cosa c'è? Non c'è un cazzo. Non c'è niente, è una cosa inutile. Ho aumentato le teste. Vero te, che roba. Qua c'era niente, di qua non c'è niente. Aspetta. Protezione. Ma dobbiamo tornare. La protezione della fede. Sotto, sotto, scendete le scale, ragazzi. Sì, no, ma... No, lì perché devi uscire, ma... Vabbè, sì, usciamo intanto. Perché sennò non ti dà la... Eccoci qui. Dobbiamo tornare al... Sì, teletrasportiamoci al... Lì, a Ascalta, guaritore, vicino ad Ascalta. Cazzo, è Ascalta. Non mi ricordo come si chiama la città. Carvastella. Dove sono io? Venite. Kvarasteglia. Kvaraskela. Kvaraskela, sì. No. Come no? No, vai dritto, c'è il punto. Qua sopra la protezione della luce. Ah, qua. Beh, sì, devi andare da lì dove è andato Marco, sì. Ah, al rifugio della tribù dell'orso. Basta questo Kvaradona, mi viene... Veramente la salsedine nel pene. Allora, ieri... No, quando è sabato eravamo a fare la spesa, io e la Cree. E
tranquilli, vanno a fare la spesa. Ci passano di fianco una famiglia. Madre, madre, oddio, padre e bambino piccolo. E non ci ho messo 5 secondi a capire che erano napoletani dall'aspetto. E poi si è avvicinato e ho sentito che il bambino lo chiamava Diego. Ecco. E capivi subito che... Ho capito subito che Diego... Però è un problema questo qui, ragazzi. Troppo. Ma Maradona, moro, dai. Il Diegone nazionale, che poi non è la tua nazione, ma vabbè, Dios, dai. Dios. È troppo, ragazzi. Beh, ma ci sta che un nome ti ispiri per che qualcosa. Che poi io però, lì per lì... Cioè, come lì la gente lì che ha messo... Cioè, non è solo, no, questo. È vero, quanta è vero, gente si certo ispira ad altre cose, altri nomi, altra gente. La Cri mi ha fatto... l'ha chiamato Diego. Io ho fatto, vabbè, Diego, cioè, non è Antonio, è napoletano. Cioè, non è un nome napoletano. Poi mi ha detto, no, Maradona, ah, già. Ah, eccoti esatto di nuovo. Chi è? Con chi, vieni, devo parlare? Parliamo dentro. Ah, ho parlato io, non volete voi. Ah, ecco, e non c'è più il personaggio di merda. Però l'ho sentito vocalmente. Dove va? Venite, ah, dobbiamo seguire Adora Milaje qui. Io mi chiamo Gabriel per Battistuta, no gioco. Ma sì, ma ci sta che gente si ispiri a qualcuno per il nome, tuttavia, secondo me. Capita spesso. Davanti, cioè, non è così... Chiaro, se lo chiami in modi idioti è un discorso. È un'approvazione sufficiente per me. Diego non è neanche così fastidioso. Ti benedico. Che essa fluisca in te. Sì, almeno un nome ti sta bene in dalla corruzione. Se tuo figlio chiami Benito, Diego, capisco che sia un problema. Vittoria è non è vero, nel Dolly paradiso. Ecco qua. Allora, me l'ha data fatta. Tavolo della guerra. Missione compiuta, la protezione civile. Bene, bene. Donde? dobbiamo tornare alla adesso base. Dobbiamo fare l'altro atto 1, ribellione. Quindi dobbiamo tornare a Kravaskelia. Torniamo? No, dobbiamo andare lì a destra della città. Io ce l'ho il waypoint lì sotto. Non anch'io so ce l'ho. Yelesna. Esatto. Sì, però dobbiamo andare? Ce l'abbiamo tutti. A Yelesna. A sud di dove siamo adesso. Anzi, vi giuro, mi chiamo Lorenzo. Non è vero. Ma infatti, sai, Rick, sono contento. Cioè, a posto così. Preferisco uno che chiama il figlio Alessandro, Francesco, Bertotti del Piero e non Benito, Rachele o... Mamma mia. Adolfo, cioè... Tanto cielo. Dove... Morodona. Non l'abbiamo mai detto Morodona, era così facile. Prossimo personaggio di Moro, tra l'altro. Meno male che è diventato Maradona quello famoso, perché pensa se diventava uno con un nome del cazzo. Tipo Kvaratskhelia. pensa a tutti a Napoli, tutti che si chiamano Kvaratskhelia. Cioè, beh, ma qual è il cognome che c'entra? Sì, il nome come si chiama di nome? Anche Maradona Diego è il cognome, Lieta, scusa. Ma infatti non si chiamano, si chiama Diego. Diego, cretino. Non lo chiamano Maradona di nome. Spero, a parte spero il fatto che non è vero, perché di Maradona ce ne sono in Italia, quindi non è vero. Sì, ho capito. Sono abbastanza sicuro Diego, che come nome c'è Maradona. Diego. Sono sicurissimo che c'era un amico di si famiglia. Chiamano questi qui Grigia Sorrento. Un paio di bambini li hanno chiamati Grigia. No, dai, per favore, ragazzi. Quello no. Quello è fanatismo. Ecco, quello è fanatismo. Finché chiami Diego, almeno è normale. Ma Grigia è veramente fanatismo. Quello non va bene. Cioè, non sono d'accordo, perché non è un nome qui facile per un bambino. Non ha senso. Basta, mi sono rotto le balle, fermatevi un attimo. Ecco, oggi è il turno adesso di si Gizza. Chiama Diego? No. Switch divento tutto di più. Purtroppo quando faccio esplodere i cadaveri A me il ghiaccio fate comunque affascina. Dare tutto, che fastidio. Che? Io nei luoghi chiusi dovrei essere OP adesso con stabilità. Che rimbalza su tutte le pareti, faccio tre volte il danno. Fuego. Mi manca l'essenza richiesta.
che è stato a tre facce, credo sia. Ah, no. Non vado, non andiamo adesso. Venite qua, che ci fa... celata all'interno. Sì, sì, siamo venite qua che riprendete la vita se vi manca. Tipo Liezar, che lo vedo a zero, non so perché sono vago. No, è sempre perché lontano. Madonna, che nome è? Madonna. Madonna. No, sono entrato. Ho fatto una rotolata di troppo. Vabbè, sono fermo qua, non è successo niente. Io no, come si usa la ulti? Che io l'ho messa, ma mica la... Come si usa? Assegnabilità. Ma la devo mettere... Non c'ho abbastanza slot. Ma quando è che puoi mettere la terza skill, Moro? La terza skill? Riempire gli altri... Ma io ce l'ho pieni, devo metterne una più di quelle che c'ho. Ah, ma perché tu hai messo più... No, io ho due che ho potenziato e basta. Ma che cazzo vuol dire che la devo mettere al posto... Vabbè, la metto al posto di questa. Quella lì non la usavo mai tanto. Entro. No, Liezar, sei Amumu. Amumu. No, madonna! Oh, ma usi tanto mana? Sì, ne consumo una, male. Però si ricarica easy, no? Più o meno. Più o meno. Non è male quella lì. Cioè, è divertente. È che devo stare fermo, quindi... Devi vedere. Ah, fai da torretta, che pal. Sì. Non puoi scappare. Cioè, se c'è uno grosso, t'ammazza. Ah no, questa era quella che ho sprecato dal maner. Non posso ancora farlo. Ho sbagliato. Ma siete voi, che palle. Cos'è che palle? Forse non eravamo... No, cazzo, voi perché ho sentito casino. Vai, con Trent. Sono forte. E questo è Trevenant, è mezzo spettro e mezzo alto. Bella la ulti, però. Ma che figo l'idra. Cioè, c'è ancora più minion kamikazi. Fa malissimo l'idra. Male. Esploriamo bene questo dungeon, voglio esplorare. Però guarda che bello, che atmosfera anche qui. Sono alta come un albero, però che atmosfera. Approfittiamo delle pelli possibili. In che senso? Noi cosa stiamo facendo? Noi siamo in tre assieme. Sì, è un MMO, sto Diablo qui, ragazzi, quindi... Tranquillamente, potete giocare in 4, ragazzi. Siamo noi in 3. Fino a 4, sì, il gruppo è fino a 4. Ovvio. Madonna, l'idra quanto fa male. Non durano tantissimo. Ma l'ha trapassato. Però... Quindi, tipo, la storia si può fare sempre. Sì, quello che stiamo facendo adesso. Tutto il gioco. Effettivamente la storia non era detta, però quella lì la potevi fare anche nel 3. Ah no, credo non dica il locale. Se dici il locale... No. Sì, anche locale. Il locale, sì. Anche il locale? Però divide lo schermo. Ma dai, quello no, sarà credo sia nello stesso schermo con i due personaggi. E se uno si allontana? Gatto... Non puoi allontanarti, chiaramente. Gatto mi pare ci vuole giocare in locale con l'Ale. No, mi ha preso. Non mi ha fatto un granché, però mi ha fatto... è un po' su una marea di mana. Basta, sti cazzoni. Ma io i miei sono morti tutti, devo ressarli. Io non sono morto. No, i miei. Ma tu devi ressarli a mano, adesso ho capito. Che li evo. Ma basta che clicca su un cadavere. Una runa incredibile, mente d'oro. Quanta gente, oh. Ma bellissima questa runa. Sono veramente tanti questi. Devo aver giocato dietro, per capire questo, sono storia se non serve aver giocato, cioè il mondo è quello, ma non credo serva aver giocato anche magari io. Magari sì, qualche retroscena di cosa è successo prima, ma non credo sia, ma secondo necessario. Me sti cazzoni. Ciao Hilda. Ciao Ildina. Ciao Hilda, te non lo giochi Diablo, perché non è su Switch, giusto? Non è così. Non è così, comunque vabbè. Infatti Overwatch mi pare lo giochi proprio su Switch, tra l'altro. Ma Overwatch purtroppo è un errore di gioventù suo, palese. Santuario della corruzione. Sono Fernando! Non risulta che ci sia nessun cantante che amava tua mamma che si chiama Fernando. Torres è gigante adesso. Ma non ci sono nemici. Ecco qua. E poi secondo me prima o poi su Switch uscirà pure questo. Ma il 3 era figo, bisogna vedere se ce la fanno. È uscito il 3 alla fine. Ma il 3 non pesava un cazzo, questo è il mio.
Il 3 era perfetto, ma il 3, questo è un altro gioco, bisogna vedere. Come comodità è assolutamente figo, cioè se ti metti tranquillo ti giochi tutto gioco. Però bisogna vedere. Tanto ho adesso che ho scoperto che è anche comodo col pad, via. Boh. Mi raccomando, seguitela Hilda, che anche è una streamer. Sì, bellina Hilda, bellina. Molto bava. Infatti, faglielo shout out. Ciao, ciao Tino. Vector Selish. Lizard ti vedo con niente di vita, adesso è vero o... Seguitela, sì, seguitela che è molto brava e poi fa giochi seri. A parte Overwatch. Dai, meniamo tutti, forza! L'ho detto, Overwatch è stato un suo errore di gioventù, come per molti. L'abbiamo giocato anche noi per un botto. Continuare a Overwatch 2, quello invece è essere ostinati. Quello è proprio da strozzi, se posso permettere. Senza offesa, naturalmente. E Hilda Namida, con l'acqua, con l'acqua, con l'H davanti. Non c'è nessun acqua, non sta affogando. Cosa dobbiamo fare in questo dungeon? Cerca... dobbiamo cercare... Sì. C'è qualcuno che rutta, però, io lo sento. Però Hilda è la mia sister di Nintendo. Oddio! Sì, no, a parte gli scherzi, se volete appunto vedere tutti i giochi Nintendo... Non solo, poi, fa anche tutto. Tante altre cose. Oddio! No, però qualunque gioco Nintendo, lei lo fa. A prescindere. Aia, che le bo... mie balle sono gonfie di mom... Comprarsi il pass di Overwatch 2 è ancora peggio per Free to Play. Madonna, lì, il pass di Overwatch 2, oltre ad essere 2, un gioco dai. Free to Play, tu gli hai pure dato i soldi. Quello, cioè, quello è veramente ridicola, come situazione. Ma quanti so qua? Oh. Mia sorella Mar. Mi hai confuso, Hilda, cosa vuol dire? No, sto volendo, sto volendo. Io gli do fuoco, ma non sembra che non ne serva nulla. Dai. Fatto schioppare tutti i cadaveri, non ce ne so più. Questo è una cosa solo estetica. Quella. Questo è Silvano, è Silvano. No, so. No, c'ha, c'è, no, no, ce l'ha il. Ma non so se li fa. E no, che gli sì, togli no, di più menandolo. Li fa da notte. Hilda è la sorella del capo. Non sono il capo. Aspetta, che dovrei lasciare i miei scheletrini piccolini. Piccini picciopi. Che palle che devi farlo tu, però. Vabbè, è normale. Cioè, se, devi fortino. Farlo solo se ci sono i cadaveri per terra, perché puoi farlo. Perché puoi scegliere se farli schioppare, se fare determinate cose. Ma gli toglie poco, ma gli toglie poco. Chi è questo bastardo? Il sacripante bastardo. Ciao, Grady. Guarda lo spettro Silvano come si scioglie. Avevo letto si va a letto e giuro, non sto scherzando, invece era stiva a letto. Mm-hmm. Giuro, non era per fare la, la cacata, per le tue ho detto proprio si va a letto. Però, Vabbè, era stiva a letto, ci poteva stare che le ci va. Sì, sì, ovviamente. Io non so no, se Rebecca, fare... non menare. Se cambiare la falciata questa qui con le... Ah, piace, figa. Sì, è molto figa. Però ci sono anche venite qui, venite qui, venite qui. Accatoia sotto. Con gli speroni d'ossa anche. Perché mi sa che fa male anche tosti. Quelli. Questo è quello grosso. Sono più di uno. Oddio. Oia. Oia che botta che ho preso. Via, smitragliata fatale. Ah, dovrò trovare qualcosa per rigenerare. No, il coronavirus è caduto. No, il covid... Oh, io quando amico, faccio il 25, infami. Fatemi vedere una cosina che ho finito. Nuovo cappello, finalmente. Arriva Maurizio Sagaboy. Ho letto che fare il livello tra il 90 e il 100 equivale a fare dallo 0 al 90. Ma io sono salito il livello, ma non ho tempo di mettere i punti, ragazzi. C'è gente che è già arrivata al 100, letto. Ha messo una cinquantina di ore. Chi sono a quello? Che tra l'altro i primi 100, no, i primi 1000 è bello, 100, è bello. Quando al 100 gli danno. Io non sono fan per niente, Hilda, mi sto divertendo un sacco. Allora, aspetta che mi metto le coroni. A me, Hilda, come dicevo, mi piace tantissimo l'impronta estetica che gli hanno dato. Impazzisco io. Quando il 3 invece faceva schifo al cazzo, esteticamente, parere mio, ma a quanto ho capito, parere di molti in realtà. Chiuso, ma che palle, non ho tre abilità qui... ora, sono fortissimo. È proprio figo. Aspettate che mi metto due. Ma li ho potenziati al massimo, non posso più aggiungere niente. Andiamo avanti anche domani a sto punto. Volete andare avanti anche domani?
Io mi sto divertendo, e più sì, che altro forse, loro, cioè, magari sta settimana deve... facciamolo ancora, poi vediamo. Se in chat interessa, io tanto fuori live mi faccio le secondarie e ce ne sono un botto. Io non ho, io guarda, vedendo quanto poco tempo, il fatto di poterlo giocare live per me è una gran cosa in realtà, quindi me la godo proprio. Qui sopra non abbiamo esplorato. Sguisci. E poi c'ho Rebecca. Oracolo scammato, cioè. Faccio subito. Oh Angelico Termoracolo, dovrei comprare Diablo e rinunciare agli studi? Sei ganzo abbastanza per fare questo selfie. Ma forse quindi sì, rinuncia agli studi. No, questo l'ha detto Termoracolo, io non so dirti poi. Niente, Roccio, che è da solo qui è tosta. Ma quindi volete... vi piacerebbe andassimo avanti? Madonna mia, la mitragliata quella lì è bellissima. Guarda. È carino quello, sì. Dopo, se mi date un attimo tempo, cambio build. Aspetta, che siamo arrivati all'obiettivo. Dopo l'obiettivo. Ma mi sa che... No, ma fallo per domani. No, non facciamolo domani. Sì. Ma questo? Ma che ora è? Perché già sono le cure. Tra l'altro mi deve... c'è la nonna di Franci che ci ha fatto lo sformato. E cosa fa questo lupo? Niente? No, parla, sta parlando. Ma chi? No, ma non avevo premuto niente, stava parlando in generale proprio. Io non ho sentito. Dove vado? Sono partito perché via. Il mio personaggio sei anche io? Rilassati. Ma saliamo qui, ragazzi. Qui no, finiamo. Non vorrei farti del male. Ma non so quanto ci vuole. Ma non penso che ci sia la boss fight, perché il dungeon era quello di prima. Ah, dobbiamo parlare con Luis. Chi sei? Una sorta di ammiratore. Ti ho salvata sulle montagne. Avevi perso il cavallo e ti eri trascinata. Ah, era quello della cazzo iniziale. Saresti morta congelata senza di me. Il lupo che ci ha visto da lontano, infatti c'aveva la stessa faccia. Mi stai aiutando. Bello che eri collegato in quel modo. Tu vuoi fermare Lilith? Beh, molto semplice come ricollegamento, raga. Ma non accadrà mai se segui gli Oradrim. Ci vuol portare nella via oscura? Guarda che schifo qui il budellone. Secondo me c'è il boss e poi basta, spero. Anche secondo me. No, la porta che di schifo, carne. La porta di carne, che schifo. No, tutti che Sauron, no. Che? Fammi entrare, lupo. Perché mi dici tutto questo? Era una figa quella porta di carne. Un po' sì. Cui gli oracoli ci spiccheranno. Non essere presente quando accadrà. Il portale ti condurrà dalla ragazzina che stai cercando. Sì. Dai, via. Ora di ball. Di nuovo nell'illusione. No, più avanti. No, secondo me è corpo, ragazzi. Nairel. Modo, se ecco, partiamo una missione, io devo mangiare, eh? Ti inculi. Aspetta che apro lo scrigno. Credo di essermi persa. Mi è già successo prima. No, ho parlato, non voglio. Stai zitto, non voglio sapere. Vabbè, la tizia di prima, cioè della mamma lì. Da qualche parte in questi boschi. Quella con la mamma fa. La cripto, no? Tra l'altro, mentre parlavo con lei, voi non vi vedo, ma vedevo le casse rompersi in giro invisibili. Ehi, fantasmi. Sì. E Diablo ci sta. Vabbè, dai, partiamo da qua. Allora continuiamo anche domani. Dai, ci sta. Mi sto divertendo. No, è qua, ragazzi. Secondo me qua è chiuso. Vedete qua di Tristram. Ma Tristram non era del 3. Ma dice fatti Tristram strada. Tristram era, sì, mi pare quello del 3. Allora, perché fatti strada se qua il... Cosa dovrebbe essere? Secondo me è una parte del percorso questo. Adesso facciamo questa, poi vediamo. Avrebbe senso dirti fatti strada. No, veleno. Ma non mi stanno togliendo granché in realtà. Pieno di stronzoni, però. Ma che alla faccia. C'era in tutti i Diablo Tristram. Fortissimo. Ok, ho fatto sciopar tutto. Mi piace un sacco a me sto personaggio. Come si sciolgono. Aia, le palle. Interagisci. Capisco. Ah, ok. Ora la via è cambiata. Ok, siamo tornati. La fonte di un'illusione. A posto. Dobbiamo quasi esserci. Rimaniamo qui.
Bello, dai, allora andiamo avanti. Se vi interessa voi in chat, a me va solo che bene, guarda. Fate un piacerone. Sì. Poi magari provo build diverse. E provo a vedere, magari farlo elettrico domani. Mo sì. Ah! Oggi mi sfondo però, diavolo, fanculo, mi faccio un botto di secondario. Domani mi vedete a livello 100. Solo di secondario dubito, però. Vuoi fare con l'altro personaggio, tanto ti prego. Vabbè. Amici, ci vediamo un balone. Cos'è? Questa sera con FIFA. FIFA almeno. La settimana scorsa non l'abbiamo fatto. Stasera FIFA, sì. Mi mancava. Dai. Ciao.